Doveva essere solo un gioco, un innocuo passatempo, ed invece si è trasformato in tragedia per un ragazzo di soli 20 anni, morto, folgorato da una scarica di alta tensione. Il giovane, insieme a due amici, un coetaneo ed una ragazza, era entrato all'interno di questa cabina Enel. Forse giocavano con una pistola a piombini e quell'area a cui era interdetto l'accesso era un'eccitante location dove divertirsi e sperimentare nuove sensazioni. Non si sa bene perché, forse con una mano ha toccato qualche filo, ma all'improvviso il giovane di nazionalità bielorussa ma adottato da una famiglia italiana è stato folgorato. Erano circa le 20:30, gli amici hanno subito dato l'allarme. Erano scioccati da quanto avevano visto nella centralina Enel, posta sul lungo Irno a pochi passi dalla cittadella giudiziaria nei pressi del ponte dei tubolari di ferro. I due hanno visto il compagno investito dalla potente scarica elettrica che non gli ha lasciato scampo. Il ventenne, residente nella zona Irno insieme alla famiglia salernitana che lo ha adottato, aveva scavalcato il cancello della stazione che si trovava nei pressi del ponte, finendo all'interno della struttura. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118, i vigili del fuoco del distaccamento città, insieme agli uomini della Polizia di Stato. Ai caschi rossi il compito di entrare per primi e mettere in sicurezza l'area per consentire poi agli operatori del 118 l'ingresso. Un intervento purtroppo inutile, il ragazzo è morto sul colpo. Da stabilire come sia stato possibile che questi sia entrato all'interno. I cartelli in evidenza dicevano del pericolo di morte, ma evidentemente questo non ha fermato il gioco letale per il giovane ventenne.